vitamina D3. Bella parete con tutte le vostre foto, sì, molto bella, un'idea di mia moglie. Molto bella. Vitamina D3. Il ferro, ragazzi. Ecco, questo è l'unico che c'ha un sapore di merda, raga. E poi è pastosissimo. Ciao Memo. Ma che è una farmacia? Sì, ragazzi. Prendo tante medicine. Cioè, sono più integratori, ricostituenti. Beh, sono sempre stato così, Anche da prima della malattia, sono un po' ipocondriaco. Dopo la malattia, ancora di più. Ma in realtà, vabbè, alcune cose devo proprio prenderle. Per esempio le vitamine. Perché non avendo più, avendo poco pancreas, assimilo poco le vitamine. Quindi devo prendere integratori di vitamine, sennò il mio corpo non ha abbastanza vitamine, soprattutto il ferro. Vitamina B. Poi, questo coso, raga, io non so se funziona, è la papaya fermentata, che costa un botto. Dicono che la prendesse Papa Wojtyla. Non lo so, io la prendo. Male non farà. Ma zio mangia meglio, that's it. Zio, io mangio benissimo. Non mangio schifezze. Non fumi più. Sto diminuendo anche il fumo, ragazzi. Poi prendo del Ribes nero. Mi sento veramente un anziano, sto facendo una diretta veramente da vecchio boomer. Adesso prendo del Ribes nero perché da dopo che mi hanno dimesso ho avuto degli sfoghi. Mi sento veramente, è la cosa meno cool da fare questa cosa, raccontare i disastri. Vabbè, comunque ho avuto, diciamo, degli sfoghi in faccia, un po' psicosomatici, un po' dovuti alle trasfusioni. Ribes nero abbassa l'ECG naturale. Bevi acqua boario per andare a cagare? No, bevo acqua essenziale per andare a pisciare. Credo. Tutte insieme? Sì, lo so che non dovrei tutte insieme, però che sbatti, raga. Cioè, che sbatti. Mangia, avete ragione, devo mangiare. Omega 3. Finiti. Ma ne ho altri. Omega 3 ne prendo un botto, raga. Tanto fanno bene. Poi vi racconto un po'. Parco. Ma ti sei appena svegliato? Sì, raga. Beh, sono le 10:30, domenica, ci sta, no? Vai a messa qualche volta? No. Poi, questo che cacchio era? Ah, la curcuma. Curcuma, male non fa. Leo dolcissimo allo stadio, sì, è stato bellissimo. Veramente era emozionatissimo. Ma come fai a farli andare giù così? Ragazzi, ho una gola potentissima io. Ho una bocca molto grande. È una cosa un po' ambigua da dire, però è vero. Cioè, riesco a mandare giù pastiglie così. Aglio. E per finire, direi che ho finito. Ho finito. Per finire, uno spizzico di magnesio da mettere dentro l'acqua per tirarsi su. Voilà, se adesso uno entra nella diretta sembro uno che sta mettendo della droga nell'acqua. Sembra una puntata di Breaking Bad. No, ragazzi, è magnesio. È magnesio. Tranquilli. Ok, ho fatto un casino.
come faccio? Oh la madonna, oh, tutto un po' casino, raga. Vedete, prendo uno straccio. Ecco, voi non ci credete, ma io ci tengo molto alla pulizia della casa. So che non si direbbe. So che non si direbbe, ma sono uno che tiene tutto molto in ordine, tutto molto pulito. A differenza di mia moglie. No, scherzo. Ok. Olè. Voilà. Oh. Come va, ragazzi? Notate in studio cosa bolle in pentola. Il Percocet. Lo prendi per ultimo. Non so cosa sia il Percocet. Credo sia una droga. Non prendo il Percocet. Mi spiace. No. Di cosa sa il magnesio? Di roba aspra? Tipo limone? Non fai la colazione? Non ho fame, raga. Ultimamente sono abbastanza inappetente. Volevo raccontarvi un paio di cose. Vi ho detto che avevo smesso di fumare. Non vi ho detto che avevo smesso di fumare. Ho detto che ho diminuito il fumo. L'ho detto. Devi aspettare che l'acqua diventi trasparente prima di assumere il magnesio supremo. È trasparente. Non mi vedete? No. Perché? Cosa succede se non diventa trasparente? Un caffettino? No, caffettino non posso più berlo. Cioè, posso berlo, ma devo andarci piano col caffè, raga. Devi usare l'acqua tiepida di più. Raga, vabbè, mi bevo questo, poi mi berrò altra acqua. Ti viene la cacarella? Ma perché, raga? Non ti conviene fare ogni tanto qualche flebo di vitamine? Eh sì, raga, che comodità. La mattina mi sveglio, pam, mi faccio una bella flebo di vitamine. Sì, però non ho molto tempo, ragazzi. So che non sembra, ma lavoro. Anche io devo fare. Prova il ginseng. Non so se fa bene allo stomaco il ginseng. Cos'è sul naso? Sembra il segno degli occhiali. No, ragazzi, è un brufolo che mi sono appena schiacciato stamattina. Non è un segno degli occhiali, è un brufolazzo. Dovevi fare la collab con Inter. No, ragazzi, perché il mio socio è Lazza, è milanista, quindi forza Milan. Ah, mi stanno simpatici anche quelli dell'Inter, io sono sereno in questa cosa. Allora, ragazzi, oggi va in onda Domenica In. Ho fatto una bellissima intervista con Mara Venier, molto molto bella. Io a Mara volevo molto bene e, diciamo, ci legano diverse cose. E credo sia un'intervista molto bella. Non so a che ora vada in onda, però guardatela, molto bella. Poi domani, lunedì, esce una bellissima puntata con Roberto Saviano e vi pubblico nelle stories degli spoilerini sull'argomento, perché è una puntata a tema speciale, molto bella. Simpatizzi con il Frosinone? Assolutamente sì, perché io adoro la canzone di Calcutta, Frosinone. Il Frosinone in Serie A, capolavoro assoluto. Come sta Paloma? Paloma sta bene, deve correre di meno e saltare di meno. Abbiamo fatto una visita, non ha nessun problema, però si agita troppo, corre troppo ed è ancora cucciola. Dillo che ti piace Pippo Baudo. Mi piace Pippo Baudo. Non ti manca la Vitto quando non c'è? Sì, mi manca, però una domenica da solo a casa, ma male non fa. Però mi mancano un sacco, bambini, giuro. Però, la domenica da solo. Vitto e Leo sono dei nonni, ragazzi.
Ieri, tra l'altro, ha vinto incazzatissima perché non è venuta allo stadio. Ma voi non avete idea del vento che c'era. Infatti, lui ha preso un freddo patato. Tutti i bambini che hanno fatto quella cosa lì. Allora, musica invece, ragazzi. Mi avete visto, sono stato in studio. Non so quando uscirà la cosa che ho fatto in studio, ma è una bombetta. E devo dire che nell'ultimo periodo sto scrivendo un sacco da solo. Non sto scrivendo tutti i giorni, ma quasi, ma quasi. Devo dire che gli ultimi 2 anni sono stati un accumulo di merda. È il motivo per il quale mi è tornata la voglia di rappare, perché quando incameri dentro di te tanta merda, hai bisogno di buttarla fuori tramite il rap, a mio parere. E quindi sto tornando a rappare. Come un drago. Che lo so che non è un gergo molto giovane friendly, però è l'unico analogismo che ho trovato in questo momento per farvi capire quanto sto rappando. Come un drago. Sì, è veramente una forma di sfogo. Non so che, probabilmente, però sono carico, raga, eh. Sono carico e mi sento in forma. Esatto, emoji del drago. Il rap è terapia, è vero, è terapeutico, sicuramente. Non è terapia, ma è terapeutico. Buona domenica. Se devi rappare, non dire parolacce, però. È la madosca, in che senso? Cosa ne pensi dei ragazzi di X-Factor? Sembra siano a livello altissimo. Sì, il livello è veramente molto alto, sono d'accordo. Nessuna valvola di sfogo come la musica, sì, sono d'accordo, ma soprattutto come il rap. Quando apri un ristorante? Non lo so, per ora no. Il rap post figli con la clausola parolacce. No, vabbè, ma le dice, non è una mia prerogativa, ma non sono mai stato, devo dire, un rapper volgarissimo. No, non è vero, sono stato un rapper. Non dei più volgari, diciamo. Guardi i programmi come Amici o Il Grande Fratello? Questa è un'ottima domanda, grazie. La risposta è no. Cioè, non li guardo. Hai litigato con J-Ax? No, ragazzi, non ho litigato. Non ho litigato con nessuno. Per ora. Cioè, sì, no, ho litigato. Vabbè. Spoilerino, no, non posso farvi sentire lo spoilerino del nuovo pezzo perché è con un altro artista e non voglio fargli un torto, se no ve l'avrei già fatta sentire, raga. Cioè, ve lo dico proprio. Ve l'avrei fatta sentire. Sei molto cool, grazie mille. Mi sento molto cool quando mi dite che sono molto cool. Cosa hai fatto al naso? Raga, ho un cazzo di brufolo perché ho 34 anni. Sono vecchio dentro, ma la mia pelle si sente ancora giovane. Ah. Puoi dire chi è l'altro? No, non posso dirvelo. Non posso dirvelo. C'è posta per te? Lo guardavo con Chiara. Sì, è vero, c'è posta per te, sì. Ma perché cambia la voce quando parli? Raga, io non lo so, ve lo giuro. Raga, non lo so. Tutte le dirette che faccio, a un certo punto c'ho la voce pitchata, ma io non so perché. Proviamo a far così, vediamo. Perché ho visto che poi ricaricano le mie dirette su TikTok e la voce, a un certo punto c'ho la voce tutta così, c'ho. E non so perché. Sei doppiato, boh?
Vero, Rauca. No, questa è la mia voce, se ho la voce Rauca. Pensavo fosse il mio telefono, non lo so, raga, perché. La sigaretta elettronica, ma va, ma che mi fa? Comunque, raga, abbiamo fatto il baracchino Bohème fuori dallo stadio ieri, il baracchino di Beppe. E niente, mi sembrava carino dirvelo. Che hai fatto al naso un brufolo, raga? Cosa hai fatto ieri sera che era sabato? Grazie della domanda, Edo. Sai che cosa ho fatto ieri sera che era sabato? Qui nella Milano da bere, dove tutti si divertono, tutti escono e la gente che piace frequenta la gente che piace, la gente che piace e dove tutto è cool, tutto è fashion. E il sabato sera è proprio la febbre del sabato sera milanese. Sai che cosa ho fatto io? Che faccio parte del jet set milanese? Un cazzo di niente. Sono stato a casa. Sono andato a vedere il Milan e poi sono andato a casa. In che parte della casa sei? Sono nella cucina, ragazzi. Sono nella cucina, ve la faccio vedere, guardate. Allora, questa qui. Questa qui è la cucina. Con la mitica porta. Con la mitica porta. E qui si vede il Duomo. Credo. Vediamo. Ah sì, vedete. È la mia cosa preferita da far vedere della casa, che si vede il Duomo. Vedete? Prima o poi farete un home tour, ma io ve lo farei anche, raga, cioè ve lo faccio al volo così, cioè così giusto perché siamo in confidenza ormai. Vedete questo? Questa è l'entrata della casa, lì c'è il bagno degli ospiti, lì c'è la camera degli ospiti. Questi qui sono gli elfi di Leo e la Vitto che devo ricordarmi ogni volta di spostarli ogni giorno perché loro si spostano. E controllano che Leo e la Vitto facciano i bravi, quindi oggi li metto così. Oggi li metto così un po', come se fossero un po' all'acquafan di Riccione. Eccoli qui, tutti contenti. Oh no, piccolo momento d'annunzio, ecco, li ho messi così carini, dai. Vedete questa qui, questo qui è l'albero di Natale, questo qui è un lampadario. La vecchia casa sembrava più luminosa. No, raga, è super luminosa. È super luminosa questa. È che l'unico problema è che io non so come spegnere le luci, cazzo. Non ho assolutamente idea di come funzionino le luci, non ho ancora capito. Luci off. Luci off, luci off. Oh, ce l'ho fatta. Vedete, qua c'è la sala da pranzo, non è luminosa perché, raga, è tutta una tapparella unica qui. Poliedri, che cos'è poliedri? Ah, questi sono i poliedri, ma io non lo so. No. Come si apriranno qua le tapparelle? Oh. Niente, raga, non so aprire le tapparelle. Tapparelle, tapparelle, niente. Boh. Vabbè, qui non so, vabbè, c'è questa stanza, volevo farvi vedere, ma c'è questa stanza qui, però sarà le tapparelle qua. Tapparelle! Però ho aperto le tapparelle qui, che non sono le tapparelle qui. Ma qui c'è una finestra con delle tapparelle? Sì, ci sono delle tapparelle. Se ci sono delle tapparelle, c'è anche il tasto per le tapparelle. Eccolo qua, beh, comodissimo. Giusto, no? Ok, oh. Vedete? Questa è un'altra sala. Un po' giapponese, come stile. Questa è la sala da pranzo. Con un candelabro che mi mette un po' di ansia. Non so, sembra che ti vuole picchiare questo candelabro. E qui vai direttamente
nella sala da pranzo in cui eravamo prima. Sì, molto bello. Poi c'è il piano di sopra. Vi faccio vedere. Mio Dio, faccio proprio diversi da anzianotto. Io comunque dico, oplala. E allora, anche qui dobbiamo aprire le tapparelle, ragazzi. È tutta una questione di tapparella questa casa. Tutta una tapparella unica. Allora, tapparella è qua. Spegniamo le luci. Si aprono le tapparelle. Fantastico. È ancora tutto, comunque è ancora tutto, cioè non è tutto prontissimissimo. Questo qui è il coso che usa la Chiaretta per fare Pilates. Questo qui è un quadro che ha scelto Chiara che io farò sparire perché lo trovo orrendo. Questa è la palestra, devono arrivare gli attrezzi. Qui ci sarà il sacco della box, qui ci saranno tutti gli attrezzi. Qui fuori c'è il terrazzino con una foresta che dobbiamo sistemare, credo. Poi, questa è la mia saletta Twitch. Con il mio computer nuovo, che non so come sia, cioè volevo farvelo vedere acceso, ma non sono un esperto. Così? Vediamo. On. 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 Come si accenderà questo computer? Non si accende. Volevo farvelo vedere acceso. Oh, eccolo! Che bello! L'avrò rovinato adesso. Visto? E poi lo puoi mettere così, auto. Puoi cambiare, puoi farlo rosso. Carino, no? Carino. Vabbè, qua adesso poi dovrò mettere tutte le camere, per fare Twitch, la play, le camere. Qui sto ancora sistemando. Mi devono arrivare delle cose. Questa, diciamo, è la mia stanzetta a cui ho dato un nome, ma mia moglie non vuole che vi dica il nome di questa stanzetta. Casa un po' da anzianotti. Vabbè, a parte che non è che ci abbiamo 20 anni io e mia moglie. Questa. Questa è la sala del cinema, dove deve arrivare ancora lì tutta la zona dei popcorn. Vabbè, raga, comunque. Poi c'è tutto il piano di sotto. C'è tutto il piano sotto. Vabbè, lo faccio, intanto mi muovo un po'. Oh no. Tapparelle, sì, un riassunto di questa casa è tapparelle. Tapparelle, sì. Ah, vedete, qui c'è l'altro bagnetto. No, vabbè, ne approfitto così faccio un giro della casa perché devo spegnere tutte le luci, aprire le tapparelle. Questo qui è un altro bagnettino molto carino. Bagnettino degli ospiti. Questa qui è una camera degli ospiti. Che saranno ospiti di mia moglie perché io non ho più amici, quindi per gli amici di mia moglie. Vabbè. Chiudo, richiudo, no, qui lascio aperto, dai, che me frega. E poi si va giù, tutti giù, giù e non cadere dalle scale. Madonna, raga, come? Scala. Io ho fatto scala, dovrebbe illuminarsi scala, cazzo, e invece non si illumina la scala. Lanterna? No. Scala, vabbè, ma... Ok, diciamo che questa cosa non è che funziona proprio bene. Scala, accenditi. Ingresso. No, ingresso, no. Scala. Quanto è avvincente questa diretta con io che... Vabbè, niente. Vabbè, ragazzi, cado. Oh, ok. È un po' buio. Perché...
se non appizzi la luce, si vede un cazzo. Adesso la scala si illumina, top. Eccoci qui, questo è un corridoio. Lì c'è la camera dei bimbi. Vedo una trap house. Sì, è una casa piena di enigmi. Vedete qui. Qui c'è... Non lo so, raga. Volevo accendere le luci, si sono spente tutte. Io non... Ma come, cosa è successo? Ma com'è possibile? Oh mio Dio, raga. Ma no, ma voglio accendere le luci. Luci on. Oh, così. Ok. Eccoci qui. Questa qui è la mia cabina armadio, che l'avete già vista. Qui manca una cosa da mettere, manca tipo un coso di marmo da mettere. Qui è dove faccio la nanna io con la mia moglie. Questo è il bagno. E attenzione, anche qui abbiamo delle fantastiche tapparelle. Sempre tapparelle. Comunque il must della casa sono le tapparelle. Anche qui abbiamo le tapparelle. Tapparelle ovunque. Ma qui abbiamo anche le tende che si aprono. Oh, sono riuscito ad aprire le tapparelle. Vedete? E qui vediamo un po' che tempo fa. Come un po' gli anzianotti che guardano dal balcone. E vedete lì ci sono dei signori che corrono, perché oggi c'è una maratona. City Life, devo dire, fanno ogni giorno una maratona ed è veramente fantastico. Tapparelle. Questo sono io, ciao. Ok, adesso devo spegnere tutte le luci. Di nuovo. Sì, rispegniamo le luci. Ok, vai, ho imparato, raga. Luci, io credo che bye bye spenga le luci. Bye bye un cazzo, perché non me le hai spente tutte le luci. Bye bye. Niente, bye bye è una presa per il culo. Luci off. Oh mio Dio, che veramente, guarda. Ok. Poi... corridoio. No, cabina armadio di Chiara, raga, non posso farvela vedere. Cabina armadio di Chiara c'è un veto, perché la sta ancora sistemando e non posso farvela vedere. È la sua cabina armadio, è giusto che ve la faccia vedere lei. Però vi dico solo, cioè, ve la faccio sbirciare. È cabina armadio di Chiara. La mia cabina armadio, no, oh cazzo. No, non l'ho fatta vedere, amore. Ho fatto, era un appetizer, amore. Ho fatto solo vedere poco poco. Poco poco. Porca puttana, come vi controlla la Ferri, raga. Sta guardando tutta la diretta. È spawnata. Come, che stronzo, dai, amore, ho fatto vedere un piccinin, dai. Madonna. Ve la farà vedere Chiara. Questa è la stanza dei bambini. E indovinate un po' che cosa c'è in questa stanza. No, non ci sono le tapparelle, raga. Com'è possibile? Questa stanza non ha le tapparelle? Ma certo che le avrà le tapparelle. Sì, ci sono le tapparelle. Ma ovviamente, tu dici, no? Hai messo qui i tasti, no? No, quello delle tapparelle non è qui. Ah. Paloma, raga, è coi bimbi dai nonni. Tapparelle, giusto, vuoi non mettermele qui alle tapparelle dietro
Giusto, giustamente mi sembra anche corretto. Quindi le tende invece sono qua, no. Oh mio Dio, ragazzi. Non... Vabbè, comunque, tapparelle. Tapparelle, stanza dei bimbi, questa è stanza dei giochi. Questo qui è un muro lavagna dove i bimbi possono scrivere sul muro, ma essendoci la gabbia di Paloma, che credo che possa scrivere Paloma sul muro. Possono scrivere anche lì. Sto preparando per i bimbi una parete tutta di Lego. Tendenzialmente questa parete sarà fatta tutta di Lego, con il muro che si apre, il muro sarà scavato dentro e ci sarà tutta una cosa di Lego dentro, una costruzione di Lego. Ok, c'è un po' di fiatone, raga. Allora, cameretta di Leo, con annesse tapparelle, ovviamente, che adesso andiamo ad aprire. Ma poi c'è un tasto, amore, tu che mi stai guardando la diretta, ma c'è un tasto poi per tirar giù tutte le tapparelle? Cioè, se no io ogni volta per tirar giù le tapparelle è impegnativo comunque. Ok, bagnetto di Leo, cameretta di Leo con le tapparelle. Camera della Vitto, indovinate un po', anche qui ci sono le tapparelle. In realtà questo è un tapparella tour, ragazzi. Perché comunque avrei dovuto aprirle io le tapparelle stamattina. Tapparella tour. Questa è la cameretta della Vitto. Questo è il bagnetto della Vitto. Senza tapparelle, però. Questo, vabbè, ok, non so accendere niente. Bagnetto della Vitto. Ok. C'è la stanza della tata, c'è il bagnetto, un altro bagnetto. E basta, raga, finita la casa. Finita la casa, io le luci le ho spente tutte perché non voglio comunque sprecare energia inutilmente. Spengo le luci del corridoio, spengo la cosa, spengo anche questo. Ho spento tutto? No, non ho spento tutto. Ho spento questo. No, sono rimasti accesi questi che spegnerò così. Sì, evviva, sono riuscito a spegnere tutto. Bene. Ok, me ne torno su, ragazzi. Vi ho fatto un piccolo home tour, spero vi sia piaciuto. Adesso dove vado? Che è così, ok. Vabbè, la luce della scala non abbiamo capito come si spegne, però va bene. La piscina. La piscina, ragazzi, è condominiale. La piscina è qui, guarda, vi faccio vedere. Farà freddo fuori. Niente, non so come funziona. Raga, non so aprire la porta. Oh mio Dio. Ok, vediamo qui. Ok, ce l'ho fatta. Allora, vabbè, dai, si sta bene oggi a Milano. La piscina è lì. Qui c'è la palestra della piscina, credo, non lo so in realtà. Vabbè, guardate che bella Milano comunque. E lì c'è il Duomo. E questa è un po' la vista. Vabbè. Ok, c'è un po' di fiatone, raga, eh. Oppla là. Ok, chiuso. Perfetto. Voilà. Ok. Vi rimetto qui, sto usando il calendario dell'avvento per tenere. Eccoci qua, tornati nella nostra cucinetta. Finito l'home tour, ragazzi. Ma quando sei invecchiato? Mi hai spezzato il cuore con questa domanda.
Ah, perché ho detto pla. Perché ho detto pla. Va bene, ragazzi. Vi auguro una buona domenica. Guardate Domenica In oggi pomeriggio. Domani Muschio Selvaggio con Roberto Saviano. E basta. E niente. Questa è la vita. Questa è la giornata. Buona domenica a tutti. Vi voglio bene. Vi mando un bacione, un abbraccione. Basta.